Poi avevamo come centro elaborazione dati, dato che l'Italsider, allora anche se erano macchine che oggi fanno molta tenerezza perché erano i tempi delle schede perforate, quindi noi avevamo un calcolatore che era 164K di memoria e l'unità centrale stava giusto in un ambiente come questo, tanto per dire la memoria cosa era, no? Però l'Italsider comunque a quei tempi era ben attrezzata sotto il punto informatico, sotto le macchine di allora, no? E avevamo tutte le stesse macchine, quindi avevamo collegamenti anche con gli altri stabilimenti. Per cui anche con la sede centrale di Genova, per cui si percepiva, infatti l'Italsider era diventata nuova Italsider. Si percepiva già parlando con colleghi della sede centrale queste difficoltà. Infatti anche come stabilimento, mi ricordo, ci furono mandati, era la fine degli anni, a metà anni 80, ci furono mandati 180 operai da un giorno all'altro. E quindi per lo stabilimento fu un bel colpo quello, per lo stabilimento di Savona. Lo stabilimento di Cornigliano era già in crisi, evidentemente, e noi ci trovavamo, ora non ricordo gli anni esatti, comunque fu intorno all'85, così, quindi erano già anni, c'era già questo pericolo, no? Noi da un giorno all'altro, io ricordo che era al centro elaborazione dati, quindi ci arrivavano i nominativi, tutte le cose, abbiamo caricato tutti i dati, tutto quanto, e da un giorno all'altro arrivavano nello stabilimento di Savona 180 operai dello stabilimento di Cornigliano. Il problema era che nello stabilimento di Cornigliano svolgevano determinate mansioni, mentre lo stabilimento di Savona era uno stabilimento dove il 90% delle maestranze erano specializzate, al contrario. È importante anche dire questo, che nell'ambito della famiglia Italsider, lo stabilimento di Savona è sempre stato anomalo, perché le Italsider erano tutte acciaierie, tutti gli stabilimenti di Savona, acciaierie e fonderie. L'unica anomalia era Savona, che era una grossa officina. Quindi, mentre negli altri stabilimenti le maestranze erano poco qualificate, tranne pochissimi, nello stabilimento di Savona le maestranze erano molto qualificate, una grande percentuale era molto qualificata. E lo stabilimento di Savona si trovò queste 180 persone che non sapevano fare niente, da un giorno all'altro. E ricordo che ancora tempi dopo dicevano che i costi del lavoro dello stabilimento di Savona erano alti, quindi come potevano non essere alti, no? Quando questa gente non sapeva cosa fare. Dicevano che c'era questa crisi, voci che arrivavano da colleghi di Genova, c'era questa crisi, che non, c'era un continuo passaggio di gente, di dirigenti, c'è stato un periodo che l'Italsider, non so come si chiama, il direttore, presidente forse dell'Italsider, cambiava ogni 6 mesi, no? C'era un balletto incredibile, quindi ricordo alcuni colleghi appunto che ci telefonava per problemi di lavoro e poi si parlava e già si sentiva in sede, negli uffici della sede, questa difficoltà. Comunque nel 90 ricordo che siamo stati convocati da alcune figure particolari che allora non sapevamo, sue, e ci hanno detto voi che siete abituati a lavorare in un certo modo, l'Italsider probabilmente intendeva dire che non, noi non facevamo cazzo lì, no? Vabbè, comunque. Adesso cambia tutto perché qui adesso diventa una società privata, l'OMSAF, abbiamo saputo lì in quella riunione che lo stabilimento si sarebbe chiamato OMSAF. Tengo a precisare che questi signori
hanno creato una società OMSAR con 20 milioni di lire di allora. 20 milioni. Io due anni prima avevo comprato l'automobile e avevo speso 16 milioni, così, se ricordo bene questo. Questi signori sono arrivati con 17 milioni, 20 milioni di lire, hanno creato questa società e hanno acquisito tutto. Tutto quello che poi alla fine si sono venduti, probabilmente intascando miliardi. Nell'OMSAR c'è stato grandi spostamenti, gente riciclata, anch'io ero rimasto senza lavoro perché era saltato anche poi l'ufficio elaborazione dati, diciamo, di allora, no? E quindi con le mie esperienze sia sull'informatica, sulle macchine, sia prima del disegno meccanico, si è tentato di mettere su di nuovo un ufficio tecnico che nel frattempo era sparito, ufficio tecnico. E allora sono stato riciclato lì a disegnare sui primi CAD, macchine molto belle. E sono arrivati alcuni dirigenti nuovi nel frattempo. Io ho avuto delle esperienze drammatiche che ho incontrato dalla gente molto ignorante, che non conoscevo, per non dire l'arroganza, la presunzione, eccetera, ma soprattutto ignoranza, che di lavoro non conoscevano nulla, neanche nei rapporti umani. No, questa gente qui che arrivava dalla Libia, da stabilimenti in Libia, tutto il paese. Vabbè. Insomma, in due anni hanno fatto saltare tutto, proprio perché erano completamente incapaci di gestire un'azienda. C'è da chiedersi, forse qualcuno voleva, forse qualcuno no, non lo so, comunque. In due anni è saltato tutto. Ci siamo un po' disuniti, nel senso che sono arrivati in vari periodi perpensionamenti. Secondo me quelli sono stati anche la causa per la chiusura. Probabilmente se non c'erano quelli ci sarebbe stato un impatto più forte, no? Qualcuno, poi anch'io per fortuna alla fine nel 97 sono andato in pensione, sì. E colpo l'ultimo per pensionamento. E probabilmente questo ha fatto sì che molta gente ha accettato la cosa, ecco. Secondo me per Savona è stato invece un dramma terribile perché c'erano le aree, adesso quelle del crash, eccetera, che erano i talsider, e quindi lì c'è stata tutta la speculazione edilizia, ma c'erano tutte le aree demaniali là, che erano la gran maggioranza, quelle aree lì. Secondo me ancora oggi poteva esserci un'azienda, con numeri diversi chiaramente, ma poteva esserci, esistere e lavorare, invece che essere soltanto un magazzino con qualche auto e qualche... Evidentemente è una grossa speculazione, come tante altre, quindi non si bada alle cose, alla bellezza, all'ambiente, eccetera. Fa la speculazione, basta, come è stata. Quel terreno lì, che era il talsider, che è andato nelle mani dell'Orsa, eccetera, doveva essere una speculazione così. A tal punto che si è fatta anche una cosa brutta: ce ne freghiamo noi di Savona. Quei signori hanno detto: ce ne freghiamo di Savona, noi facciamo quello che vogliamo e cerchiamo di guadagnarci il più possibile. Beh, abbiamo anche delle responsabilità perché le abbiamo lasciato fare. No, una città non deve lasciare fare quelle cose lì, non deve. Avevano già fatto prima l'altro, quel grattacielo che è altrettanto brutto, no? Una città lascia fare quelle cose lì. Speriamo che non abbia intenzione di fare anche l'altro, non lo so perché. Era molto più bella la fabbrica, c'era qualcosa nell'ambiente, no? Perché poi è veramente brutto, ecco. Io non ero contrario a che quelle aree potessero essere data alla città, dalla ferrovia, chi conosce il territorio, no? C'è la ferrovia che divideva tutte le aree dello stabilimento,
al di sopra erano private dell'Italsider. Io tutto sommato non ero contrario che quel piccolo appezzamento lì rispetto all'altra area potesse essere dato alla città, ma facciamo delle cose belle, non si possono fare. E sembra che uno gli voglia fare un dispetto, così impara.